Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la conduttrice Maria De Filippi sembra essere davvero pronta a chiudere una parte importante del suo programma Uomini e Donne. Il People Show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi continua a far compagnia a milioni di italiani, ormai da almeno due decadi. Tanti sono stati i tronisti e troniste con annessi corteggiatori e corteggiatrici che si sono alternati sulla poltrona rossa di velluto. E come accade la maggior parte delle volte, se qualcuno è rimasto nel cuore del pubblico, altri sono finiti nel dimenticatoio. Questa volta però, il problema dello scarso interesse, sembra interessare in primo luogo proprio la signora De Filippi, che a quanto pare, si dice sia arrivata al limite con una persona del programma. Il calo dello share per Uomini e Donne. Il programma Uomini e Donne è tra le produzioni di punta di Mediaset ormai da più di 20 anni. Se in passato lo show dedicato alle persone che vogliono trovare l'anima gemella era leader negli ascolti pomeridiani, qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Controllando le fasce orarie, la De Filippi e il suo staff hanno scoperto che il calo negli ascolti avviene quando va in onda il trono classico, quello che vede impegnati giovani ragazzi, solitamente chiamati come tronisti. In particolar modo, ad aver fatto storcere il naso alla padrona di casa, sembra essere stata una persona. Il trono di Nicole Santinelli. Secondo quanto riportato da Novella 2000, sembra che Maria De Filippi sia arrivata al limite con la tronista Nicole Santinelli. La ragazza dagli occhi azzurri, da quando è diventata tronista, ha mostrato un particolare interesse soprattutto per due ragazzi. Andrea e Carlo, giunti a Roma per corteggiarla, di settimana in settimana hanno cercato di rassicurare la bella romana, parlando a cuore aperto, tra un bacio infuocato e un altro. A quanto pare però, la De Filippi sembra non voler dedicare più altro tempo alla Santinelli, tanto che sembra sia ad un passo da obbligarla a fare una scelta a breve. Una soluzione assolutamente condivisibile, dato che ormai è ben chiaro a tutti che la scelta di Nicole ricadrà tra Carlo o Andrea. Non ci rimane che aspettare e scoprire cosa accadrà nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just one more.